Ci sono dei volti che sono immediatamente riconoscibili, ci sono dei volti che tra l'altro non dimentichiamo mai, anche se non riusciamo poi a ricordare il nome a cui appartengono. Oggi voglio parlarvi di un, secondo me, grandissimo attore, come si dice un caratterista. È napoletano, è nato tanti anni fa, nel 1912, subito dopo la sigla, vorrei raccontarvi, insomma, di Nino Vingelli. All'anagrafe nasce come Salvatore Vingelli, detto poi Nino Vingelli. Nasce il 4 giugno del 1912 proprio a Napoli. È stato un attore teatrale, un attore cinematografico. Pensate, ha partecipato ad oltre 200 film. Inizia giovanissimo, siamo praticamente negli anni 30, lui ha appena 18 anni e inizia nelle compagnie filodrammatiche in giro per Napoli, a volte anche nelle piazze, come cantante, come intrattenitore, insomma, come attore che serve anche semplicemente a tappare un buco in palcoscenico. Poco prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, Nino Vingelli si trasferisce a Roma perché capisce che è lì che può esplodere come attore. E soprattutto a Roma porta la sceneggiata napoletana. Insomma, porta una tipicità teatrale del capoluogo partenopeo. Tra i titoli che sono, insomma, il suo cavallo di battaglia, Zappatore, Lacrime napoletane, Mamma perdonami. Con questi titoli fa il tutto esaurito in tanti teatri della capitale, dall'Ambra Jovinelli al Teatro Smeraldo, al Teatro Reale, al Teatro Principe. Insomma, questi sono i luoghi dove lui porta un genere tipicamente napoletano di scena, di teatro. In quel periodo invece a Roma è molto di moda l'avanspettacolo, la rivista. Lui però riesce con questo genere teatrale, appunto la sceneggiata, a trovare un suo spazio. Non passa poi molto che inizia la carriera cinematografica. È il 1941. La regia è di Camillo Mastrocinque. Il titolo è I Mariti, anche chiamato Tempesta d'anime. Ebbene, in quella pellicola Nino Vingelli inizia a fare il caratterista. Ma che cos'è il caratterista? Innanzitutto è una figura che nasce nel teatro. È una figura dei personaggi a metà strada tra il protagonista e il non protagonista. Insomma, è quello che riesce a dare una naturale coloritura ad un personaggio, riconoscibilissima tra l'altro. Questa figura attoriale, quella del caratterista, può variare davvero in tante sfumature. Può essere di genere drammatico, ma può essere anche, per esempio, appartenere al cabaret, al varietà, al genere comico. In Italia la figura del caratterista è comunque molto sentita e ha anche degli spazi geografici ben delineati. Per esempio, nella coloritura romanesca di questa figura attoriale possiamo riconoscere Aveninchi, Marisa Merlino, Mario Carotenuto, perché sono tutte figure attoriali riconoscibili attraverso il loro sentire romanesco. Altra zona geografica, ovviamente importantissima in questo ambito, è quella ovviamente napoletana. È interminabile la sfilza di caratteristi teatrali e cinematografici che hanno natali partenopei. Da Tina Pica a Franco Sportelli, da Aldo Bufi Landi a Ugo D'Alessio, da Pupella Maggio a Gianni Caiafa, per esempio, da Enzo Cannavale a Pietro De Vica. Insomma, la sfilza è davvero lunghissima e ovviamente in questa lista c'è anche Nino Vingelli. Ad ogni modo, a Roma gli anni passano, termina anche la guerra e lui comunque continua a lavorare sempre con questi ruoli da caratterista, sempre più precisi, puntuali, riconoscibilissimi. Il ruolo che in qualche modo gli darà
il là per la carriera che partirà probabilmente da questo momento, da quel momento, è quello del 1952, processo alla città di Luigi Zampa. Il suo ruolo sarà quello di Pasqualino Ricciassetta. Da quel momento in poi Nino Vingelli lavorerà per tantissimi anni, partecipando, come ho detto sin dall'inizio, ad oltre 200 film. Lavorerà tra l'altro con Totò, Vittorio De Sica, Edoardo De Filippo, Nino Taranto, Alberto Sordi, Renato Salvatori, Nino Manfredi e tantissimi, tantissimi altri. Con la nascita della televisione, tra l'altro, Nino Vingelli farà parte anche di molti sceneggiati televisivi. Ricordo per esempio L'Alfiere del 1956. Ad ogni modo, sono gli anni 50, il periodo d'oro per il nostro attore. E vengono coronati questi anni con l'aggiudicazione da parte di Nino Vingelli del Nastro d'Argento per l'attore non protagonista nel film La Sfida. È il 1959. La regia è di Francesco Rosi, che poi lo vorrà nuovamente nel film I Magliari, altro davvero film bellissimo in bianco e nero con Alberto Sordi, tra l'altro. Ma non lavorerà soltanto in film italiani o con la televisione italiana, lavorerà anche in film esteri e lavorerà anche all'estero. Per esempio, Jules Dassin lo vorrà al fianco di Yves Montand nel film La Legge con il ruolo di Opizzaccio. Reciterà anche in Matrimonio alla francese con Jean Gabin e Michel Mercier. E poi, ritornando invece in Italia, sarà uno dei protagonisti del film italiano Brava Gente di Giuseppe De Santis e farà qui una parte del soldato un po' guastafeste. E lui comunque, dopo 15 anni di quasi solo cinema, ritorna però poi a teatro. È il 1967, Edoardo De Filippo lo vuole nella sua compagnia. Il ruolo è quello di Napoleone Botta nella commedia Il Contratto. Ma qui vorrei andarvi a ricordare un po' alcuni tra i tantissimi film che ha fatto Nino Vingelli, ossia Pane, Amore e Fantasia, Pane, Amore e Gelosia, entrambi di Luigi Comencini, Piedone lo Sbirro di Steno, oppure Café Express di Nanni Loi, o molto più in là nel 1998 per la regia di Marco Risi, nell'ultimo capodanno. Nino Vingelli ha lavorato davvero ininterrottamente fino alla soglia dei 90 anni e muore 16 anni fa a Roma, il 26 marzo del 2003. Vorrei chiudere questa puntata dedicata a Nino Vingelli, uno dei più grandi caratteristi del cinema italiano, soprattutto degli anni 50, con questa frase: o tempo passa, ovvero, e si porta via tutto cosa, tranne quelle orme, quelle impercettibili tracce che sono i ricordi di punte d'eccellenza, così come sono state le tante interpretazioni di Nino Vingelli. A domani.